Walter Mramor. Nuova stagione 2017-2018 per il Teatro Duse. Abbiamo già parlato della prosa, ricca di appuntamenti importanti, grandi nomi. Che cosa aggiungiamo per questa nuova stagione al Duse? Beh, aggiungiamo ai 18 meravigliosi spettacoli di prosa, che come sai sono replicati per 3 giorni, aggiungiamo altri 30 titoli importanti che vengono declinati in percorsi molto originali. Facciamo qualche esempio, qualche nome anche qua. Quali sono i percorsi e qualche, diciamo, spettacolo di riferimento, giusto per far venire ancora un po' l'acquolina ai nostri spettatori? Beh, innanzitutto permettetemi di ringraziare gli spettatori del Duse, perché sono davvero tantissimi. Molti hanno rinnovato l'abbonamento, altrettanti ne hanno comperato uno nuovo, quindi siamo molto contenti e li ringrazio davvero, perché lo facciamo per loro questo lavoro. E loro ci restituiscono in passione e in presenza. E, i percorsi, uno molto importante, l'abbiamo voluto fortemente, è un omaggio alla donna. Sono 5 spettacoli interpretati da altrettante importanti attrici, ed a inaugurare questo percorso abbiamo chiamato Lella Costa. Lella Costa, che propone a suo modo, con l'intelligenza di Lella, La Traviata. La Traviata, questo personaggio femminile che ha ispirato poeti e musicisti, e lei, diciamo, creerà uno spettacolo accompagnata da musicisti. Un altro percorso a cui siamo molto affezionati è quello dedicato alla danza. Quest'anno soprattutto grandi titoli, uno schiaccianocci contemporaneo per il balletto di Roma con le coreografie di Volpini. Volpini è stato ed è uno dei coreografi degli Assoli di Bolle. E avremo una bellissima Bella Addormentata della Compagnia Russa, del Balletto Russo, e il Tango di Herrera, quindi serate molto importanti di danza. E poi un percorso dedicato alla drammaturgia contemporanea, quindi anche alla riflessione, un percorso che racconta l'oggi, che è rivolto anche ai giovani. Partiremo con La Paranza dei Bambini, dal testo di Saviano e Gelardi, interpretato tutto da giovani, e per arrivare a 92, che è un toccante spettacolo omaggio a Falcone e Borsellino, per passare attraverso altri artisti, ritornerà Rezza, che è straordinario, e arriverà anche Paolo Mieli con uno spettacolo che si intitola Era d'Ottobre, che partirà dalla Rivoluzione d'Ottobre appunto per arrivare ad oggi, 100 anni di storia. Per quanto riguarda la musica, ci sono anche qui dei grandi nomi, un paio. Beh, Allevi, ritorna al Duse Allevi, arriva di nuovo Rafael Gualazzi, straordinario artista, arriva Aram Malikian, violinista meraviglioso con delle doti clamorose, il mio preferito Asaf Avidan, meraviglioso interprete, Capossela, i Nomadi, tanti artisti che hanno voluto, diciamo, omaggiare il Duse con la loro presenza, di questo mi fa piacere. Ultima domanda, che effetto ti fa ogni volta che sei qui guardare questa architettura, questo teatro Duse? Ma è una domanda trabocchetto, perché potrei emozionarmi. Allora, tu sai che io ho fatto l'università a Bologna, ho fatto il DAMS, e venivo qui a vedere i primi spettacoli. Ancora non immaginavo che avrei lavorato in questo settore, che avrei fatto l'attore, poi il direttore di teatri. Quindi ero così ospite, perché ero studente, andavo così nel legione e ricordo anche gli spettacoli che ho visto qui dentro, e poi mai avrei immaginato che col tempo sarei diventato co-direttore di questo teatro. L'emozione è sempre quella, noi lavoriamo gratuitamente, tu lo sai, ed è proprio per questa emozione che lo facciamo, l'emozione di lavorare qui, di godere di questo spazio e di godere dell'affetto che tanto pubblico di Bologna non ci restituisce tutte le sere.